Fortnite si evolve ed è incredibile, Sputnik, tu diventi sempre più strambo. Adesso ti muovi, quindi non solo devo trovarti all'interno della partita, ma inizi a scappare, devo rincorrerti in quella. E se non riesco ad ucciderti in tempo, mi hanno detto che non mi droppi neanche i materiali, ma ti pare il caso? Ma levati un secondo, ragazzi, siamo tornati in un nuovo video di Fortnite, mi raccomando, supportatevi con il codice creatore STEP all'interno del negozio. Quest'oggi, come promesso, come in tutte le stagioni di consueto, shoppiamo i 100 livelli del pass battaglia. E indovinate un po' quale skin andremo a utilizzare? Ovviamente quella di Rick Sanchez. Mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate, schiattate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Bene ragazzi, questo è Epni e bentornati in questo nuovo appuntamento, in questo secondo episodio della nuova stagione di Fortnite, stagione 7, capitolo 2. Noi dobbiamo immediatamente volare qui nel pass battaglia per shoppare tutti quanti i livelli. Oh mio Dio, quante stelle! Una marea di stelle, 12.000 V-Bucks! Fortunatamente abbiamo la soluzione ai nostri problemi. Acquista livelli, tieni premuto. Ok, lo faccio subito, non ti preoccupare. 485 stelle battaglia, riscattiamole tutte quante. E adesso, con queste 500 stelline da parte, dobbiamo andare a comprare tutte quante le pagine. Quindi ottieni pagina 1, dammi tutto. Devo tenere premuto ogni volta? Così possiamo anche analizzare una ad una tutte le cose che ovviamente ci danno. Bello. Il drop rapimento è carino. Questo dorso non lo useremo mai probabilmente. Impulso fasico. Equipaggio, questa è caruccia. Ah, l'emote del mini disco. L'avevo già vista. Questa la mettiamo assolutamente dentro le nostre preferite. Cambiamo anche la schermata. E si procede con la pagina 2. Ovviamente acquistiamo anche questa. Altri V-Bucks. Così ne avremo da parte per le skin che usciranno nel negozio. Qui c'è la chitarra che hanno mostrato anche nel teaser prima che ci fosse l'aggiornamento. Nuove musichette, nuove immagini di sfondo, e va bene. Anche lei è molto figa come personaggio. La utilizzeremo, non vi preoccupate. Adesso non la equipaggiamo perché vi ho detto utilizzeremo Rick Sanchez, che è all'ultima pagina. Quindi dobbiamo assolutamente sbrigarci ed acquistare tutto quanto. Deltaplano caruccio, rarità raro, quindi potremo usarlo magari nella Deltaplano Challenge, perché no. Scia Nefrusal, non so manco non c'è, che caspita, Cianfrusaglie sarebbe. Chi vuole uno stickers? Qui c'è lo zainetto, not alone, non lo useremo probabilmente mai. Vampa laser, non mi piace molto sul fucile d'assalto, ma il fatto sì. Un altro stile per Sunny, ma molto probabilmente quello di prima è più figo. Anche questa pagina secondo me è molto interessante, sia per il piccone. Poi vabbè, ci sono anche questi dorsi molto particolari. C'è il trinciatore come deltaplano, che è un teschio all'interno di un coniglio trasparente e rosa. E poi c'è questa cetta, taglia tronca e trancia. E prima o poi sarà anche il tuo turno, Gugimon. Che caspita, da dove arrivi, Gugimon? Evoluzione tra Digimon e Pokémon. Drop inversione, oscurità e luce, ce li abbiamo praticamente tutti questi. E Joy, impeccabile doppio giochista interstellare, fa parte del set visione interiore. Che questo qui in teoria si apre la zip ed esce un'altra skin. In questa espansione mi sa che ce l'hanno con i pupazzetti comunque. Miascolo Junkie. Junkie cos'è? Il pop tipo, un'evoluzione. Eccola qua, quella che vi dicevo. Giù la lampo che ti fa trasformare in quest'altra skin. È molto simpatica in realtà, eh. Potremmo considerare di equipaggiarla, anche perché mi sa che si può usare ovviamente solo con l'altra skin. Ma questa pagina è infinita, quante robe ci sono. Drop scia di luce con tutti gli impulsi intorno dei colori arcobaleno, ci piace. Questo deltaplano simpatico. Razza Zig, sembra tipo un misto tra un elefante con questa parte dietro e un anfibio. Questa mimetica è carina. Moto lama di Zig, da una parte motosega, dall'altra una lama della morte. Caruccio, questo è un nuovo pet, ragazzi. Ti fa la permanente mentre ti sta dietro la schiena. Ma che cosa sto vedendo? È bruttissimo. Brutto ma bello, intendiamoci. Zig invece è un po' troppo mastodontica. Estirpatore Oi, un piccone, un altro deltaplano, un altro drop, jet in picchiata, questo mi piace moltissimo. E poi a dottoressa Sloan. Forse un po' troppo ingombranti i capelli in questo modo, però molto carina. Ah, ho sbagliato, prima ho acquistato due pagine contemporaneamente.
assolutamente bene. Allora facciamolo anche adesso. Let's go. Ovviamente le stelle che guadagnerete andando avanti con i livelli, perché non è necessario shoppare tutto il pass battaglia, ovviamente, saranno precise per prendere tutte le pagine. Però se volete potete prendere prima qualcos'altro grazie a questa nuova funzione, a questo nuovo meccanismo. Rilassati. Ah, con la sdraia perfetta per il mio solarium. Che se non mi seguite su Instagram, ragazzi, malissimo. Mi raccomando, fatelo. Nuovi stili per Zig. Questo è belloccio, mi piace molto di più. Questi colori molto lavici. E questo è un altro Choppy con uno stile diverso. Altri stili per la dottoressa Sloan. Ecco qua, già meno capelli, inizia a essere gradevole. Ah, ora sì che ci siamo. La Rick Dance. Oddio, impazzisco, raga. Ma si vola troppo. C'è anche i morti a testa di martello. No, non posso non usare questo. Effettivamente devo mettere tutto il set di Rick per forza. E ovviamente l'ultima skin del pass battaglia non poteva altro che essere lui, raga. Ma io sto volando. Che bello che è! Fortnite mi ha fatto un regalo assurdo mettendolo all'interno del gioco, impazzisco! E abbiamo comprato tutti i livelli. Presto ci saranno nuove skin, ovviamente si può personalizzare la chimera, ma servono altri di questi manufatti. Se siete d'accordo, direi di rimuovere il dorso decorativo che non ci serve e voliamo immediatamente in partita. L'ombra qua dell'astronave è inquietantissima. Io non ci avevo fatto caso l'altra volta, ma è sopra le nostre teste. Oh mio Dio. Prima o poi secondo me eclisserà la zona sicura, per forza. E un bel fucile d'assalto, così lo eliminiamo al volo. Con calma, sì. Dai, dai, muori, bravissimo. Ma la cassa quindi non c'è sempre qua. Oh, ma tu che cosa sta... Pazzo! Questo voleva fregarmi. Molto bene invece questo qua. Fucile a impulso? Oddio, senza mirare è devastante. Ma chi mi spara? Ancora un altro di loro? Ma basta! Ma smettetela! Madonna, che fastidio! Meno male che danno un botto di scudini. Io non mi ero accorto l'altra volta, ma c'è un'astronave gigante sopra di noi. È enorme! Oh, oh, c'è qualcuno! C'è qualcuno che mi spara, tra l'altro. Meno male che non può colpirmi. Facciamo un bello scudino. Ah, l'hanno ucciso, godo. Andiamo a 100 scudo. Ho visto un tipo là dentro. Ah, che ti ho visto, Adios. Ma tu sei me! Cioè, io sono te! Tu sei me! E tu sei me! Io sono te! Viti e bulloni. Ma cosa ci devo fare? Ah, fa la fenditura lui. Madonna, bisogna ricominciare a zero qua, è vero. Questa è la stazione di Rick, praticamente. Figo. Con cosa si potenziano le armi adesso? Ah, con dei semplici bulloni. Ma adesso il fucile a pompa si trasforma in un fucile a leva. Ma è meglio, secondo loro? C'ha 6 colpi. Noi lo proviamo. Siamo qui per scoprire come funziona questa season. Quindi va benissimo così. Fucile a impulso ha solamente 16 colpi in ogni caso. Quindi qua non c'è tipo un sotterraneo, credo. Boh. Intanto potenziamo questa. E prendiamo anche questa. Andiamo. Si vola. Cioè, questa con le ruote enormi è la macchina della vita. Indistruttibile, raga. Non ho mai visto niente di così fluido. Sono i capelli di Rick che escono dalla macchina. Questa è la miglior macchina in assoluto, secondo me. Ho letto nei commenti che si possono guidare le astronavi. Ora non so di preciso come fare ancora. Lo scopriremo. Ho sentito qualcuno che si spara. Eccoci. Ok, non bene. Me ne vado. È una vending machine. Devo sparare senza mirare. Molto bene. Ma no! No! Era mio! Ha uno di vita, raga. Non ci voglio credere, giuro. Addio. Quello sopra sta cercando di risucchiarmi. Cioè, non so se vi rendete conto. Ti faccio esplodere. Quindi la guida sempre qualcuno. Oh! Ma mi ha distrutto. Fortissimo. Che cos'ha? Arma raggi chimera. Ma non ho capito. Cosa sto vedendo? Di che diavolo stiamo parlando, raga? Posso guidarla? È follia allo stato puro. Quindi se la distruggi cade giù e finalmente puoi guidarla. Ricordavo bene che qua c'era un medikit e ovviamente meglio utilizzarlo. Poi ci facciamo i barili. Che strana questa stagione. Wow. È molto strana, eh. C'è poco da dire.
Questa quindi vende degli scudini in cambio d'oro. Fanno molto comodo, direi, di prenderli, ovviamente. Quindi ora le macchine droppano i bulloni, essenzialmente, che puoi usare per potenziare le armi, che non sono più primordiali. Tutto chiaro, più o meno. Sì, 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 adesso prendiamo l'astronave e ce ne andiamo in giro. Ci facciamo bastare questi materiali, ragazzi. Dai, andiamo, 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 andiamo. Come faccio a raccogliere le cose? Non ho idea, però. Intanto qua sotto si sparano. Posso spararli anch'io? Devastante. Craccatissimo. Così proprio. Scendi un attimo. Oddio. Morto anche lui. Stanno sparando? Una strada. Sì, sì. Scappa, vai. Si è buttato! È morto da caduta! Bellissimo. Nel trailer si vedeva Rick che riusciva a prendere direttamente un oggetto. Come si fa? C'è il cecchino epico qua, non posso abbandonarlo, ragazzi. Come faccio? Cioè, è più forte di me. Chi è che si spara qua? Oh! No! Mi sparano da dietro. Disgraziati. Casa. Ho tirato una granata da solo, sono furbo. Quindi lo scar potenziato, che genere di arma può diventare? Scusate. Ah, il vampa. C'è un medikit là dietro. Sto chillando troppo comunque. Easy. Affangalo. Fastidiosi sti anonimi che rompono le scatole. Io non vorrei tryhardare, ma la gente mi salta addosso. Cosa devo fare? Avevamo detto che volevamo fare il vampa. Dai, al volo, senza che ti sparino, meno male. Liberiamoci di queste granate, che non voglio più rischiare di tirarmele addosso da solo. Prendiamo degli scudini. Questo tipo è caduto all'astronave pure lui. Pericolosissime le astronavi, raga. Si rivola. Come si fanno a raccogliere le cose, però? Mi sparano. Sei morto. Teoricamente posso raccogliere anche quest'auto, giusto? Oh sì, 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 sì che si può fare. Molto bene, adesso mi porto a spasso un'auto e la tiro addosso al primo che incontro. Mi può cecchinare secondo voi? Oh, spero di no. Spero di no. Posso tirargliela in testa? Oddio, gliel'ho tirata in testa, raga, l'ho colpito. Poverino, 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 un bot, un bot. Devo dire che questa season probabilmente ha una marea di cose da raccontare. Ci divertiremo un sacco perché accadranno cose bizzarre. La cosa più straordinaria è che tutto ciò c'è anche in arena, probabilmente. Posso riprendere la mia auto? Grazie, grazie. La rivorrei, gentilissimo. Credo di aver visto il tipo. Fermi tutti, fermi tutti. Va bene così. Ma che caspita è successo, raga? Sono stato polverizzato. Cari amici, questo video di oggi termina qua. Abbiamo acquistato il tour pass battaglia al codice creatore Stepney. Se acquistate anche voi, mi raccomando, poi successivamente attaccatemi su Instagram. Utilizzatelo, fondamentale, ditelo a tutti i vostri amici. Un bel pollicione in su, commentate, iscrivetevi, alla campanina. Ci vediamo al prossimo video. Qua è sempre tutto. Poteva essere una vittoria anche nelle normal, ma no. Proviamo a cecchinare quello che pesca. Boom. Polverizzati. Oh mio Dio.